Sì, la Gagliardi, giusto? Sì. Ti posso disturbare 5 minuti? Dimmi. Come stai intanto? Bene. Posso andare? Posso andare? No, però bene. Per il lavoro o per la fatica dello sport? Non lo so. Tu lo sai. Senti, siamo al diverso di Borga. Ci vuoi raccontare perché sei qua? Ci controllano le protesi e per vedere se va tutto bene. Le sistemano e poi dopo andremo al campo per fare qualche appunto corsettina, non lo so, adesso vedremo qualche cosa di velocità. Senti, protesi, perché spieghiamo alle persone. Ah, cosa giusto. Musica? Allora, io ho due protesi per correre, che praticamente per correre, non per camminare. Sì, ne ho una per camminare e poi ne ho due per correre. Una la uso proprio per fare i 100 metri la corsa e l'altra invece la uso per saltare, che è un po' più reattiva e quindi faccio il salto in lungo con quella. Quindi tu intanto sei una preda, fai sia la corsa sia il salto in lungo, giusto? Sì. Quindi in due discipline? Sì. Le protesi sono le stesse che usi? Dicendo? No, sono intercambiabili. Okay, intercambiabili. Cioè, quindi ho un invaso solo. Ok. E poi le smonto e le rimonto. Sì, quindi lo fai direttamente sul campo, anche quando sei da una gara e l'altra. Sì, 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 sì. Ho imparato da poco, da 5-6 mesi a cambiarle. Perché e lo prima... fai da sola, prima non lo facevi da sola? No, prima ne avevo solo una. Solo una. Quindi facevi tutto con la protesi? Sì, con quella che adesso uso per saltare. Per saltare? Sì. Dicevamo, qui cosa fai? Allora, qui fai gli adattamenti, praticamente costruisci bene tutti quelli che sono gli adattamenti della protesi al tuo corpo. Esattamente. Quindi diventa parte del tuo corpo. Sì, sì, e soprattutto con quella da corsa devi proprio imparare a usarla bene se vuoi fare una corsa fluida. E da appunto, sì, ultimamente ho imparato e sento che il mio movimento è sempre più naturale, quindi riesco a correre meglio. La sento più come mia, capito? Come se fosse la mia gamba. Come se fosse la tua gamba? Quasi. Quasi? Vabbè. Quindi è parte di te? Sì. Ho preso più confidenza, no? con lo strumento, con le gare, anche con l'adrenalina pre-gara. Senti, da quanto è che fai l'atleta? Un paio d'anni. Solo 2 anni? Sì, da quando ho andato alla protesi, perché prima dell'incidente comunque facevo sport. Facevi già sport? Ho fatto tanti sport, ho fatto, tra cui l'ultimo era appunto la pallavolo, che non c'entra con l'atletica. Però vabbè, dopo l'incidente volevo tornare a correre e quindi mi sono attrezzata. Per l'atletica? Senti, a che età hai avuto l'incidente? 18, nel 2007. Che tipo di incidente hai avuto? Se stradale. Ce sì, mano investita. Ah, quindi eri a piedi? No. Ah, ero in motorino, motorino e un pirata. Quindi motorino con qualche ragazza, la mattina cos'era? Un pomeriggio? No, la notte. La notte? Stavo tornando a casa insieme a mio fratello e ci hanno presi. Ma io immaginavo di poter tornare a fare sport dopo l'incidente? Nell'immediato periodo dopo l'incidente no, anche perché vedevo tutto abbastanza buio. Poi vabbè, anche venendo qua, vedendo queste foto che ci sono qua a Budrio. Tu di dove sei? Io sono di Bergamo. Tu sei di Bergamo. Tu sei arrivata qui e hai iniziato a vedere... Di sostituire una parte del tuo corpo che non c'era più. Quindi hai iniziato una riabilitazione, hai dovuto imparare a camminare. Sì, prima di tutto di sì. Correre. È stato difficile? È stato come quando un bambino impara da zero, no? Da zero. Perché comunque è un'altra cosa camminare con una protesi. Però poi quando ce la fai ritrovi il tuo equilibrio e via, capito? Qual è la sensazione del proprio quando praticamente ti trovi a non avere più il contatto con la terra, perché tu non senti con la tua protesi sulla terra direttamente? Bisogna, devi fidarti. Ma senti di riflesso, no? Sì. Sì, sento comunque. Quindi devi fidare di questo strumento. Sì, sì, sì. E più ti fidi e meglio riesci comunque a camminare, perché ci vai con più forza, ti butti un po' di più, no? Bisogna un po' buttarsi. Come fa a fare la doccia con le protesi? La tolgo. Eh?
entro nella doccia. È complicato, no? E rimango in equilibrio. Se poi mi stanco, mi siedo. Ah. E basta, poi mi rialzo. Ho imparato anche con gli occhi chiusi, che l'equilibrio è più difficile con gli occhi chiusi. Come ti senti con gli occhi chiusi? È più difficile, magari mi attacco così, perché sai, quando c'hai l'acqua, senti gli occhi aperti. Certo. E ho imparato. Poi vabbè, se c'è la vasca, mi metto tranquilla, se è la doccia quella piccola. Vabbè. Sempre senza protesi o col protesi? No, senza. Quando magari vado in un posto in cui non c'è il bagno, magari entro, se saltello dentro la doccia, certo, rischio di far, già successo che facessi un volo, tipo, sai, no, che è bagnata, sì. Allora... Ecco, allora entro con la protesi, poi la metto fuori perché questa non si può bagnare, perché se si bagna partono i circuiti, perché è tutta elettronica così. Ah, capito? Ecco, sì. Ce n'è una che si può fare, che è apposta per il bagno, la doccia, andare al mare così, però non l'ho ancora fatta, la farò. E quindi poi uno si arrangia. Sì. Quindi hai iniziato il tuo percorso, sei tornata a camminare e da là hai fatto un passo in più, hai deciso di dedicarti allo sport. Esattamente. Anche a livello agonistico. Sì. Come è iniziata? È iniziata a correre sulla pista, cosa hai fatto? È arrivato, cioè, tutto un po' per caso, però... Raccontamelo. Sì, no, dal momento in cui appunto ho visto che c'era questa possibilità mi sono informata qua a Budrio e... nel giro di pochi mesi sono stata così fortunata da poter ricevere una protesi e appunto dal momento in cui mi è stata fatta, insomma, in cui l'avevo lì per correre, ho provato subito, mi hanno mandato dopo 2 settimane alla prima gara, sì, che era nel 2010 a Imola. E io non sapevo bene quello che stavo facendo, però ho detto vabbè, io vado. E quindi già è andata bene la prima, così emozionata. Tu sei messa sui blocchi di partenza? Sì, sono partita da in piedi. E basta, e poi sono andata. E quando il cronometro diceva che tu corri veloce, cosa hai pensato? Secondo me era ancora troppo piano. Già, subito. Sì, perché vabbè, fare, cioè, 19 secondi, 20 secondi sui 100 metri mi sembrava piano, poi ho cominciato a capire un attimo i parametri di cosa voleva dire piano secondo la mia categoria. E già cosa hai scoperto che non era piano? Che no, che potevo far meglio, però che già era abbastanza buono. Cioè, quindi hai cominciato la tua attività, hai cominciato ad allenarti. Piano piano, sì, anche se comunque all'inizio mi allenavo poco perché, sai, la novità, però c'è, cioè, uno anche altre cose nella vita. Quindi prima di entrare nell'ottica di dire sono un atleta, insomma, mi c'è voluto un paio di un anno e me, qualche Senti, anno. E il quarto gol di cosa fai nella vita? Beh, studio e dovrei finire, insomma, di fare la triennale a Milano di mediazione linguistica e culturale. Sono appena tornata dall'Erasmus in Spagna. SIG. Segui un programma, un'alimentazione, credo, particolare. Sì. No, dovresti? Sì, no, vabbè. C'è la tipica dieta da atleta in cui, insomma, non dovresti esagerare magari con i grassi, con i dolci, però una dieta specifica non ce l'ho. Ridono.